L'ecumenismo della sofferenza e del martirio è un potente richiamo a camminare lungo la strada della riconciliazione tra le chiese, lo ha detto Papa Francesco nell'incontro con Karekin II, il Catholicos degli Armeni. Parlando delle sofferenze subite dai cristiani nei tempi recenti e in particolare della tragedia del popolo armeno, il Papa ha notato che il numero di discepoli di Cristo che hanno sparso il loro sangue nelle tragiche vicende del secolo scorso è certamente superiore a quello dei martiri dei primi secoli. Nel saluto Papa Francesco si è poi riferito ai progressi sulla strada dell'ecumenismo, particolarmente visibili nel caso dei rapporti con la Chiesa Apostolica Armena. Il Papa ed il Catholicos si sono infine recati a pregare insieme nella Cappella Redemptoris Mater nel Palazzo Apostolico.